signor Piemontese, intanto la prima cosa che vorrei chiederle è quanto è importante anche per la Chiesa saper utilizzare i mezzi di comunicazione di massa. Il Vangelo deve essere annunciato ad ogni creatura, dice Gesù. E ovviamente per far arrivare la parola di Dio, una visione cristiana della vita, occorrono i mezzi di comunicazione di massa, di qualunque genere, carta, stampata, televisione, radio, internet, eccetera. Senza di questo oggi non si arriva da nessuna parte. Il problema è come questi mezzi di comunicazione di massa vanno utilizzati, cioè come devono essere e come vanno utilizzati. Ecco, in questo senso purtroppo è di stretta attualità il rapporto tra un certo tipo di stampa, penso alla satira, e la religione. Ecco, lei cosa ne pensa? Io sono convinto che la satira è una espressione di intelligenza. Quanta più intelligenza c'è, la satira è più fine e non offende nessuno. Non offende. Aiuta a sorridere e a riflettere, ma non offende. Soprattutto non offende i sentimenti profondi delle persone. Su questo ci dovrebbe essere un autocontrollo, perché la convivenza umana è fatta di rispetto, soprattutto di ciò che uno di più caro ha. Ecco, quindi lei, diciamo, le vignette che ha pubblicato Charlie Hebdo lei non le avrebbe pubblicate? Io assolutamente no, io non le ho viste, ma da quello che ho sentito nei confronti non solo di Maometto ma anche della Chiesa Cattolica, mi hanno detto che erano volgari, e la volgarità non si addice a chi usa la testa per pensare e per produrre verità. Le chiedo, Monsignor Piemontese, un bilancio di questi suoi primi 7 mesi qui nella diocesi di Terni e Ania Maelia. Bilancio positivo, nel senso che l'ho dedicato il tempo a pensare, a incontrare le persone, innanzitutto i sacerdoti, le parrocchie, il territorio, e sto ancora continuando in questa ricognizione. Ovviamente anche i problemi, cercate di conoscerli, e ho bisogno ancora di tempo per avviare qualcuna soluzione. Naturalmente ho cominciato a costituire il consiglio presbiterale, tra poco sarà funzionante il consiglio pastorale, tutti organismi che mi aiuteranno, diciamo, a lavorare meglio all'interno della diocesi. Le chiedo, Vescovo, le chiedo Eccellenza, qual è lo stato di salute della sua diocesi, della nostra diocesi? Lei si è detto sereno. Sì, io sono sereno, mi sembra. Tutto sommato è una realtà buona, con dei problemi diciamo comuni anche a tante altre realtà, a tante altre famiglie, però non è una situazione né di emergenza né eccezionale. Il problema grosso è quello economico, però in questo momento abbiamo tempo per restituire il debito contratto. Noi ci auguriamo che migliori la situazione economica generale e che ci aiuti, ecco, a mettere in vendita i beni immobili di cui la diocesi è proprietaria e che serviranno per appianare questo debito. Le chiedo un'ultima cosa: lei ha rivendicato il ruolo che ha giocato la Chiesa nella durissima vertenza a 4 mesi delle acciaierie. Che ruolo ha giocato la Chiesa? No, noi come Chiesa, intanto, e ho detto fin dall'inizio, il nostro compito non è quello di sostituirci ai sindacati, ma è quello di chiedere al Signore con la preghiera, confidando nella potenza della preghiera, chiedere al Signore che illumini i governanti, le persone coinvolte a risolvere questo problema. Questo lo abbiamo fatto, abbiamo invitato i cristiani a partecipare secondo le proprie responsabilità a conoscere e a risolvere questo problema. Abbiamo informato il Santo Padre della situazione di Terni e gli abbiamo chiesto anche un momento di preghiera per noi, e il Papa in effetti è intervenuto
non solo con la preghiera, ma anche con un monito molto severo per conservare, ecco, la dignità delle persone, la dignità del lavoro. C'è stato quell'intervento importantissimo che ha scosso un po' gli animi. E ovviamente io da parte mia più di una volta ho invitato al dialogo, alla riflessione, a tenere i nervi saldi, perché nelle vertenze, ecco, può capitare purtroppo di tutto. Grazie, Monsignor. Prego, auguri a tutti. Grazie.